Prima un fugace incontro nella piazzetta di via Coniugi Capellazzi, poi il trasferimento in palestra per incontrare gli studenti delle scuole medie dell'Istituto Comprensivo Romanino. Vero e proprio bagno di folla questo martedì mattina a Berzo Inferiore per gli ex campioni del Milan, Franco Baresi e Angelo Colombo, sopraggiunti in Valle Camonica per incontrare e premiare gli studenti del plesso scolastico Valgrignino, distintisi nel progetto calcio appena concluso. Un'occasione confezionata ad hoc dall'ex calciatore del Darfo Boari, oggi insegnante, per Luigi Galli, che in virtù del suo impegno nel pallone a sfondo benefico, prima con i Vintage Neroverdi ed oggi con l'associazione Football Story, è riuscito a riportare le due leggende rossonere sui banchi di scuola. È venuto in una circostanza per noi come istituto comprensivo molto importante, perché era a coronamento del progetto calcio, il progetto legato al fair play. Per me una parola molto importante, perché è dove è basata un po' la mia filosofia educativa, quindi il rispetto, l'aiuto per chi è in difficoltà, la solidarietà e il rispetto anche delle regole. Io attraverso questa attività mi sono promesso di realizzare degli obiettivi importanti, di far trasmettere ai ragazzi che è assolutamente giusto e doveroso avere dei sogni, è assolutamente giusto perseguirli, ma è anche altrettanto importante che se non riescono a raggiungerli, diano sempre il massimo di sé, perché è dare il massimo di sé che poi si raggiungono i risultati in tutti i campi, non solo in campo calcistico, sportivo in genere, ma anche professionale. Ad essere premiata è la classe seconda A per meriti sportivi e la prima A in virtù del fair play dimostrato. Riconoscimento speciale per Emma Mariolini, distintasi per le sue attitudini scolastiche, sportive e soprattutto comportamentali. Sì, davvero è stata una giornata emozionante, è stata preparata perché i ragazzi hanno prima fatto un torneo, si sono distinti in queste attività calcistiche, ma non solo, perché l'idea era quella di far passare lo sport come possibilità di rinascita anche dal Covid e lavoro di squadra e di comportamento corretto in campo. Certamente avere qui due figure come Baresi e Colombo ci onora, quindi li ringraziamo. Il messaggio che hanno lasciato è stato davvero positivo, una grande testimonianza di coraggio, determinazione e di poter credere davvero nel proprio talento. Quindi è stata una giornata veramente emozionante.